Sindaco, stamattina vi siete incontrati con la città metropolitana per discutere del piano strategico e anche di finanziamenti. Cosa ne pensate di questa collaborazione? È stato un incontro interessante perché è stato soprattutto un incontro pragmatico dove siamo andati subito al sodo e abbiamo analizzato insieme ai tecnici di città metropolitana i progetti che vengono proposti dal comune di Villaricca. Sono progetti che riguardano prevalentemente la viabilità, la sicurezza dei nostri cittadini e soprattutto le scuole. Sicuramente è una sinergia importante che si sta creando tra i comuni e città metropolitane e quindi solo insieme si può raggiungere un piano strategico che vada nel senso di un interesse generale di tutti i cittadini di città metropolitane. Quindi sento veramente di ringraziare il sindaco metropolitano e tutti i consiglieri metropolitani che sono prima dei consiglieri comunali e quindi che fanno con passione il loro lavoro. Ecco, voi siete direttamente vicini al territorio, quindi ai cittadini, siete l'ente più importante per i cittadini. Avete qualche proposta precisa che già avete segnalato, qualche idea in particolare? Sì, abbiamo segnalato un'idea che riguarda il centro storico, in modo particolare la pedonalizzazione del centro storico con il rifacimento di tutte le strade limitrofe, con l'abbattimento di una struttura pericolante che darà luce ad una piazza presente nel comune di Villaricca. Abbiamo altresì presentato dei progetti che riguardano la qualificazione e la riqualificazione esterna delle scuole, perché le scuole ovviamente, godendo di quei finanziamenti che riguardano scuole belle, all'interno sono belle, però rischiano all'esterno poi di non avere la stessa bellezza e funzionalità così come all'interno, e quindi abbiamo immaginato di presentare su tutte le scuole di Villaricca, in modo particolare su 5 scuole, un progetto che riguardi la riqualificazione degli esterni e ovviamente anche delle aree verdi e delle aree giochi, proprio per consentire ai ragazzi del nostro territorio di avere maggiore piacere, diciamo, nello studio, perché tutti quanti sappiamo che la cultura è qualcosa di fondamentale, quindi noi come comune puntiamo molto sulle scuole. E poi c'è un altro progetto anch'esso molto interessante che riguarda invece le palestre degli istituti scolastici, che ovviamente vanno riqualificati, ed una palestra di una zona limitrofa di Villaricca, che è Villaricca Nuova, mediante la copertura di questa palestra che è allo scoperto. Ecco, sì, un'ultima cosa, la città metropolitana esiste oramai da quasi 4 anni, però c'è stata sempre una scarsa partecipazione dei sindaci al processo di costruzione della città metropolitana. Lei come pensa che sia possibile recuperare, visto che la conferenza metropolitana praticamente vi vede quasi sempre assenti? Io credo che sia necessario, perché io spesso partecipo e purtroppo non c'è mai il numero legale per proseguire. Io credo che se si vogliono realizzare dei buoni progetti sia necessario creare questa sinergia, perché come in tutte le cose, se si crea rete e si crea sinergia si possono realizzare dei buoni progetti. Quindi dobbiamo essere prima noi, diciamo, a non sfiduciarci, ma a credere in questo ente che comunque continua ad avere un ruolo fondamentale, e quindi assicurare la nostra presenza, che a volte viene fatto, diciamo, anche per motivi di impegni. Purtroppo ormai i comuni sono il front office, lo diceva lei prima, per tutte le problematiche, ragion per cui spesso i sindaci non hanno nemmeno la possibilità di organizzarsi. Invece è necessario fare uno sforzo in più e collaborare con il sindaco metropolitano se vogliamo raggiungere ovviamente risultati migliori.